Quindi sarà discusso la Corte di Giustizia federale il ricorso per le 6 giornate di soggiorno interina. Qual è che idea si è fatta della, non solo della giurisdizione sportiva, ma anche del questore da di 2 anni? Se questo clamore che comunque ha avuto anche a livello nazionale, questo gesto e tutto quello che è derivato, ha un po' sviato l'attenzione della squadra, insomma, in questa settimana, non è che ha il corso della situazione in questo senso lo ci può dire. No, la squadra, come insomma io in primis e tutti i ragazzi, siamo molto dispiaciuti di quello che è successo, perché obiettivamente Francesco ha commesso un gesto che forse poteva essere evitato, perché comunque, come io poi ho detto alla fine del primo tempo, noi siamo personaggi pubblici in faccia parte del mondo dello spettacolo, e quindi prestiamo la nostra opera sempre in luoghi molto, molto affollati. Quindi ogni nostra manifestazione, ogni nostro gesto può scatenare qualcosa che magari potrebbe essere controllato. Detto questo, che quindi è un gesto che magari va evitato, Francesco non ha fatto niente, non ha fatto altro che esultare in maniera diciamo eccessiva, però nient'altro. Quindi tutto quello che ne è derivato dopo ci coglie molto impreparati e siamo mortificati. Io sono veramente mortificato, perché secondo me si è persa un'occasione per poter far vedere che il mondo del calcio ha tanti valori buoni. In realtà cosa è successo? Che alla fine ci siamo messi sempre tutti uno contro l'altro, è quello che succede poi nella vita di tutti i giorni, perché comunque c'è stata una punizione probabilmente eccessiva, quindi questo ha poi scatenato delle altre critiche, degli altri rancori, e quindi si comincia da questi ginevrai, poi non si esce mai, perché ognuno poi rivendica, ognuno si sente ferito e si sente poi in diritto di poi fare qualcosa. Quindi secondo me è stata persa veramente un'occasione per dare una dimostrazione che il mondo del calcio c'ha valore. Francesco alla fine del primo tempo, io questo l'ho detto alla fine della partita, Francesco alla fine del primo tempo era andato verso la tribuna per portare le proprie scuse, lui aveva capito, e quindi e sarebbe stato secondo me un gesto bellissimo che la stessa tribuna lo avesse applaudito, avremmo lanciato veramente un segnale importante. Invece quello che è stato messo nel circuito mediatico da tutti noi, diciamo, sono stati secondo me dei segnali che non vanno bene, non fanno bene a nessuno. Quindi secondo me è una pagina brutta. Mister, visto che parlavi di occasione persa, può essere però lo spunto per guadagnare un'occasione, cioè sta pensando lei come allenatore, la società, insomma, di organizzare qualcosa, posso vedere Montepino, questo Ginestra che comunque è stato raggiunto da un Dasco come protagonisti in positivo, assodato che nessuno vuole condannare, però insomma, visto che di fronte all'opinione pubblica in questo momento passa soprattutto Montepino come un giocatore poco corretto, ci può essere spazio per un'iniziativa che invece tenda proprio a riabilitare, tra virgolette, l'immagine del giocatore, della stessa società che comunque è rappresentata dal suo capitano? Guardate che quello che sembra adesso la fine del mondo, poi il tempo lenirà, e quindi io capisco benissimo, adesso Francesco si sente un leone in gabbia perché è nell'immediato, ma vedrete che tra un po' di tempo, a prescindere se la squalifica verrà o meno ridotta, a prescindere se il Daspo verrà più o meno ridotto, rimarrà comunque sempre l'immagine di Francesco di quello che è realmente. Quindi questo secondo me è un incidente che purtroppo ci deve far pensare che a tutti noi può capitare una cosa del genere. La cosa che non dovrebbe capitare, secondo me, e questo secondo me tutte le persone si devono mettere una mano sulla coscienza, che se uno sbaglia devi pagare, però devi sbagliare, o la pena deve essere giusta a quello che tu fai. Se voi andate a leggere le motivazioni, andatevele a prendere e vedete che sono state scritte o riferite delle cose che
sono completamente lontane da quella che è la realtà, e questo non è, secondo me non è accettabile. Però purtroppo a tutti noi può capitare prima o poi di incappare in queste situazioni, solo che siamo sempre pronti a criticare quando succedono agli altri, quando invece succede a noi ci sentiamo veramente feriti e vorremmo la giustizia. Allora, secondo me, quando si occupano comunque dei posti importanti, si rappresenta qualcosa, bisogna avere la consapevolezza di quello che si fa e di quello che si dice. Simone? Ecco, mister, in base proprio a quello che diceva lei, nel dispositivo si vengono una serie di cose che non si fino non ha fatto, ma al di là di questo, guardando anche episodi che sono successi in passato, non crede che siano state utilizzate due prese e due misure, anche guardando tanti altri episodi hanno visto il protagonista anche i cacciatori, se pensa che molto bene che sono scelto come capo espiatorio in una determinata situazione, allora, scelto come punizione esemplare. Secondo me le situazioni si sviluppano sempre in base a quella che è l'emotività del momento, le situazioni del momento. Non credo assolutamente che ci siano disegni dietro, come magari adesso sento, perché si deve colpire, assolutamente. È frutto di quello che è successo, secondo me, di errori, però agli uomini può capitare di sbagliare. L'importante è che poi si ammettano i propri errori e che non si continui a andare. Francesco l'aveva ammesso di aver sbagliato, e però non è stata la possibilità di farlo dimostrare, anche perché comunque purtroppo è la cultura, è difficile il perdono, no? Il perdono è fatto da persone che veramente hanno carattere, sono disposte, anche se subiscono qualcosa, nel momento in cui vedi dall'altra parte c'è qualcuno che ti chiede scusa, di avere la capacità di perdonare. E qui non è così, non è così, siamo sempre pronti a scagliarci, uno ci fa qualcosa, io gli devo rifare subito qualcosa. È una cultura che a me personalmente non mi appartiene, ma sempre sfuggita nella mia vita e sempre la sfuggirò, però non è così. Pensa che se non ci fosse stato Pirelli al campo domenica, questo episodio è successo per il nel senno del poi sono piene le cose, si dice, no? È possibile che magari presa una posizione, però quella è un po' peggio, no? Uno comunque fai qualcosa, se sbagli devi pagare, però devi pagare per quello che hai fatto. Marotto? Mister, buongiorno. La settimana successiva a un episodio abbastanza emblematico, qualche collega qui gli faceva una domanda sulla reazione di Boateng e su come la pensasse, e le sue parole lasciarono il segno dicendo, mi pare di aver capito, non esistono insulti di serie A o di serie B, cioè gli insulti sono da una parte all'altra, è una cultura che va cambiata. Alla luce di, paradossalmente, alla luce di quello che lei, le osservazioni che fece, molti tifosi, l'opinione pubblica, ha riportato l'episodio Boateng paragonandolo a quello di Montervino, cioè che mi collego a quello che diceva Francesca, due pesi e due misure, d'accordo, e quando lei parla di chi ha sbagliato deve pagare, solo Montervino ha sbagliato secondo lei o è stata sbagliata anche l'applicazione delle sanzioni? Ma senza entrare nello specifico, Eugenio, perché comunque, ripeto, ognuno, adesso questa vicenda è accaduta, ognuno si deve fare un esame di coscienza e capire se uno ha sbagliato, far vedere un atto di non sbagliare più per il futuro. Per quanto riguarda, sì, io penso questo, che comunque i calciatori vanno in campo e sono sempre soggetti a degli insulti, purtroppo, perché comunque il mondo del calcio, e questo non dovrebbe essere, ma è così. E penso che non è che ci siano insulti in un modo, cioè i razzisti hanno un significato e quell'altro invece, se parliamo andiamo a parlare proprio della parola del razzismo, come razzismo si può intendere non solo un discorso di differenza di etnia, ma anche di cultura, di inclinazioni sessuali, di sesso, di appartenenza politica, si può fare una discriminazione, poi il razzismo in termine globale indica questo, una diversità, e quindi allora cioè io che mi devo sentire insultare peggio di quello che ho detto a Montervino, non va bene, no? Cioè non va bene, soprattutto se poi dico un'altra cosa, cioè l'episodio di Montervino è avvenuto nella tribuna, hanno legato questo, cioè
gli incidenti sono sviluppati nell'altra parte, in realtà se ci fosse stata una reazione doveva avvenire in tribuna lì, dove invece lì non avviene niente, quindi bisogna secondo me mettere una pietra sopra a questo, che purtroppo il passato non ritorna, e però pensare di non sbagliare più, soprattutto tutti noi, chi ha fatto il gesto, chi ha commentato, chi ha preso le... tutti. Questo per quanto riguarda la giustizia sportiva, poi è arrivata una mazzata che sembra che danno la beffa addirittura del DASPO, cioè è inevitabile che vi chiedo un commento, ma io credo adesso che faccia molto scalpore una cosa del genere. Eh beh certo, male che faccia scalpore, perché poi in tempi così rapidi è avvenuto, quindi allora. Quindi a volte un ora mi riservo di parlare di un aspetto tecnico. Pellegrino. Mister, lei ha sempre detto che giustamente che allo stadio bisognerebbe andare per citare la propria squadra e non per offendere l'avversario o la tifoseria avversaria. Ma quindi, cioè, secondo lei come si potrebbe fare passi in avanti dal punto di vista proprio culturale in Italia? Visto che comunque provvedimenti come tessera del tifoso e quant'altro non sono serviti assolutamente a niente da questo punto di vista. Lo so, fa parte purtroppo del... Io credo che la maggioranza delle persone vada al campo per divertirsi, per incitare cose, però ci sta, come se non c'è una ricetta, cioè magari si sarebbero risolti tanti problemi, anche i litigi che avvengono per strada tra due solamente per discorsi di precedenza, cioè la gente purtroppo è esasperata, ha problemi, è nervosa, è insoddisfatta, e quindi poi si scaricano le... prescindere poi dalla propria cultura, perché io ho assistito anche a persone magari di cultura che comunque hanno preso delle posizioni o hanno fatto delle cose, cioè, impensabili, no? Perché purtroppo l'emotività ti porta a volte anche ad andare oltre quella che è la tua educazione, quindi non c'è una ricetta, bisognerebbe comunque cercare sempre di pensare, di mettersi nei panni dell'altro e dare sempre una giustificazione, quindi se non riuscisse a far questo probabilmente tratterrebbe un pochino dal dire certe cose. Tallarino. Mister, buongiorno. Volevo sapere come stanno reagendo i due calciatori, anzi, come aveva reagito Ginestra quando gli è stato comunicato del DASPO, e come sta reagendo Monteduno, come ha aiutato lei Ginestra e come aiuterà Monteduno, e quando ha saputo del DASPO di Ginestra lei? Da Spo di Ginestra abbiamo saputo subito, appena è stato irrogata la sanzione. Ormai sono due situazioni differenti, perché comunque Francesco è stato, veramente c'è stato un impatto mediatico notevolissimo, invece il discorso di Ciro è stato, sì, ha avuto tre giornate di squalifica, però di tutto il resto non si è venuto a sapere niente, quindi è normale che psicologicamente i due ragazzi stanno in situazioni differenti. Ciro era abbastanza tranquillo, anche lui era un episodio che è successo, non dovrebbero succedere, però purtroppo è successo, quindi sono sempre da condannare. Il discorso di Francesco è che lui poi alla fine, ripetiamo, ha fatto un gesto che non doveva fare, perché magari era fuori posto, però non ha offeso nessuno, non ha sputato, non ha detto parolacce, per cui alla fine è risultato in un certo modo, sì, e quindi non... C'è cioè, io a capire, perché almeno alcuni di noi erano lì, il gesto a cui fa riferimento è l'averci messo il petto. Sì, beh, questo... l'essere andato in senso di sfida... Nei ma confronti. Nient'altro? No, lui non l'ha fatto niente. Chiedo ai colleghi di Telecolore se devono fare qualche domanda, prendo il telegiornale, se volevano... Volevo... Ok, Mazzarella? Volevo... Se c'è qualcosa altrimenti... No, volevo fare una domanda, parlando questa volta non di Montecorino, ma di Perrone, siccome parliamo di tutti questi record, lei è uno che si informa molto anche e conosce tanto anche la storia della salernitana. Scherzando così, ci può dire in cosa è diverso, migliore o peggiore, faccia lei, rispetto a Gigoniani, Sonzogni e Delio Rossi, che sono gli allenatori che vengono accostati di più a Perrone in questo settore? Gigoniani non ho avuto il piacere di conoscerlo, per cui quello che so solamente
per quello che si possa aver letto. Quello che conosco meglio è De Giorossi, perché Sonzogni è un allenatore che ho conosciuto i primi periodi, non personalmente, però era un uomo di cultura, insomma, una persona che aveva cultura, un ottimo allenatore. E dal punto di vista tecnico non ho seguito tanto le sue squadre, però come persona magari per qualche aspetto possiamo essere simili. E Delio Rossi secondo me dal punto di vista caratteriale un pochino, io penso che lui sia una persona schiva, come in realtà sono io, che rifugge i riflettori, quindi forse questo può essere un punto di incontro abbastanza vicino, questa cosa, il carattere schivo. Tecnicamente? Ma tecnicamente ognuno è fatto al proprio bagaglio, le proprie esperienze, ognuno ha vissuto, cioè l'allenatore non è solamente quello che è tecnicamente, ma anche quello che c'è come bagaglio di persona, quindi quello che tu hai vissuto sia come calciatore sia come uomo nella tua vita, quindi bisognerebbe conoscere e starci vicino, magari voi forse lo potete dire meglio, quali possono essere le somiglianze o le differenze. Mazzarello? Sì, mister, buongiorno. La proprietà in settimana, in seguito appunto a questa settimana travagliata, ha chiesto alla squadra una reazione anche d'orgoglio appunto in merito a tutti questi avvicendamenti che sono capitati. Sente di poterla tranquillizzare? No, la squadra sta tranquilla, si è allenata sempre con la solita intensità, stanno bene, sono consapevoli che comunque il campionato è ancora lungo, che ci sono ancora tante partite, per cui bisogna continuare con lo stesso impegno. Dal punto di vista non siamo vicini a Francesco, perché comunque è il capitano della squadra, un ragazzo che in campo dà sempre tutto e quindi sono dispiaciuti, però insomma, sanno che domenica c'è una partita. A proposito di questo, una partita contro l'Aversa lascia delle conseguenze anche dal punto di vista delle squalifiche e delle assenze, ci sono dei dubbi di formazione, delle incertezze, come sostituire appunto Montepino e Rinaldo? No, grazie a Dio insomma c'è un gruppo di ragazzi che si stanno allenando bene, che stanno bene, che meritano anche loro di giocare. Quindi forse questa domenica è la domenica in cui ci sono meno dubbi. Rotto, finalmente parliamo di calcio. Allora il Mol, teniamo questo occhio alle sorprese. Ecco, dai. Mister, dall'Arzanese all'Arzanese, comincia praticamente il suo il girone di ritorno. Quali possono essere le insidie e come dare per capire su? Anche perché i numeri alla mano, i dubbi sono davvero pochi. Tanto per venire da un cammino di regia, 4-3-1-2 con una delle squadre di quattro finestre. E le insidie sono che comunque di fronte c'è una squadra che sta in salute, ha trovato una discreta quadratura, un momento in cui il mister aveva paventato le dimissioni, invece poi si sono ricompattate e stanno facendo veramente bene. Le ultime 6 partite hanno vinto a Martina 3-1, le 2 trasferte che hanno fatto sia a Campobasso che con la Vigor stavano vincendo, in casa hanno vinto 2 partite, hanno perso solo con l'Aprile al 93, quindi è una squadra che sta in salute, una squadra che ha qualità, che ha degli elementi, San Domenico in particolare che è veramente un giocatore che penso che ne sentiremo parlare a livelli importanti, penso sia un giocatore che farà molta strada, però è tutta la squadra, una squadra compatta, aggressiva, che ha entusiasmo e ha qualità. Quindi la squadra a 3 o a 4? Ma loro ultimamente stanno giocando con 3-4-3, quindi è possibile che possano continuare così o magari è possibile che poi alla fine si difendano a 5, perché comunque sono molto svelti i due esterni a ritornare sulla linea dei tre difensori, quindi è possibile che avendo noi 2 punte possano giocare e continuare a giocare. Una considerazione da Alzano ad Alzano, si aspettava una cavalcata di Cretta? No, questa domanda me l'avete già fatta altre volte. No? Però ormai siamo 17 adesso. Sì, ormai uno pensa di poter vincere tutte le partite, ma ci spera sempre. Sinceramente all'inizio, no, poi sul 2-0
l'Arzanese, però sono andate così, insomma, le cose, vuol dire che c'era nelle corte, c'era la possibilità della strada. Quindi vuol dire, insomma, sono contento. Pellegrino? Mister, ma il fatto di essere a una vittoria dalla storia di questo club è per lei un obiettivo importante o non ci pensa? Una vittoria nel senso delle vittorie consecutive? Sì. I record sono stati sempre battuti nella storia, per cui quello magari c'è anche chi fa dei record importantissimi. Quello non è un pensiero fisso, il pensiero è comunque di affrontare domenica dopo domenica cercando di tirar fuori il massimo. Ripeto, non sarà sempre possibile, perché non è che si potrà sempre continuare a vincere. Si spera, noi ci proveremo, però non sarà sempre così. Quindi dove ci fermeremo, ci fermeremo. Ultima domanda? Un'ultima considerazione sulle condizioni del prato della Rechi, piovuto molto in questi giorni, avete avuto modo di visionarlo? Sono andato sia ieri che oggi e speriamo un po' che il vento lo possa un pochino asciugare. È morbido in alcuni punti, insomma c'è ancora un giorno e mezzo, non credo che debba piovere. E quindi insomma, speriamo che sia in condizione del ciclo. Dobbiamo chiudere l'outsider, a parte voler guardare la classifica, quale potrebbe essere l'outsider della seconda? L'outsider nel senso? Ah, che per. Sì. C'è il Teramo che sta venendo su bene, il Teramo è una squadra che si è rinforzata, sta a 31. Ma in teoria se l'Arzanese avesse vinto le due partite che vince, stava a 31 anche loro, quindi il campionato sono equilibrato. Grazie.